Ciao ragazzi, bentornati. Come promesso, in questo video vi farò vedere il risultato di Ricky. Se vi ricordate, è venuto con me in Turchia a gennaio, si è operato nella stessa clinica dove sono stato io e adesso, dopo circa 8 mesi, scopriremo finalmente il suo risultato. Quindi, 3, 2, 1. Eccoci, ben ritrovato. Ciao Capellino ragazzi, perché? perché sono pelato, mi fa malissimo. Va bene, siete curiosi di scoprire com'è ora? Allora, facciamo così, prima un velocissimo throwback, così facciamo il confronto prima e dopo. Quindi Ricky prima era così. E adesso è pronti? Via le mani. 3, 2, 1. Poi lui ha la fortuna anche di averli un po' mossi, diciamo, rispetto a me. E quindi, insomma, la situazione è questa. Allora, facciamo così. Adesso vi avvicino così lo vedete meglio, sia davanti, quindi nella zona della parte ricevente, Sia e dietro. sia dietro nella zona della parte invece donatrice. Ok, quindi come vedete, questa è la zona della parte trapiantata, diciamo. Come avete visto nelle foto di prima, lui non aveva assolutamente questa densità, soprattutto nella parte laterale non aveva quasi più niente, e i Proprio niente. capelli che gli sono ricresciuti sono super naturali, cioè anche l'attaccatura, come vedete anche lui, girati un pochettino, gliel'hanno fatta zigzag proprio per riprodurre un'attaccatura naturale. Adesso se riesci a fare un giro di In 300. 3 secondi così, eh? Sì, abbassa un pochino la testa. Quindi qua nella zona donatrice non si vede assolutamente nulla, ragazzi. Cioè, girati da questa parte. Ancora di più. Dall'altra. Quindi direi un risultato super naturale. Ok, quindi. Ovviamente consiglieresti questa operazione Assolutamente anche a chi sì, ci sta vedendo. assolutamente sì. Com'era, diciamo, il tumore prima di. Allora, ero super curioso di capire come sarei stato, come ora, insomma. E, è stata abbastanza una passeggiata, diciamo, perché le prime 2 settimane si soffre un po', ma non è che fa male, è più per dormire, che comunque devi stare attento a non sbattere la testa o fare movimenti particolari, ma poi è tutto in discesa. La parte psicologica più difficile è al terzo mese quando c'hai lo shock loss. Poi Shock loss che però in realtà dura veramente poco, neanche il tempo di accorgersene che vi cominciano poi a ricrescere i io a 4 mesi capelli. ero già presentabile, diciamo. E contate che il suo percorso ancora non è terminato. Diciamo che la fase finale del risultato la si ha ad un anno dall'operazione, quindi lui mancano ancora 3-4 mesi prima di arrivare alla fine di gennaio, però direi che è super soddisfacente. Allora, anche lui usa il trattamento finasteride più minoxidil locale, quindi una spruzzata. Facciamolo vedere perché non ho mai avuto una spalla, quindi no, ci si apre il cuoio capelluto, si dà una spruzzata nella parte frontale. Io la do solo nella parte frontale, dopodiché lo si fa fino ad arrivare, diciamo, alle tempie, sia da una parte che dall'altra. In totale saranno 6-7 spruzzate a sera. Dentro c'è finasteride e minoxidil, che sono i due farmaci, diciamo, che come da sempre dico sotto prescrizione medica e consiglio di un esperto, secondo me sono gli unici che possono darci veramente quel boost di crescita che ci serve post trapianto. Il giorno dell'operazione com'è stato? È passato abbastanza veloce, anche se l'operazione è molto lunga, ma si è talmente focalizzati su quello che sta succedendo che le 9 ore di operazione, perché è durata 9 ore, mi sono passate abbastanza velocemente. Poi è soggettivo, cioè per Si può me è anche stato. dormire, Io cioè mi sono se addormentato, ho dormito un'oretta io non ho e mezza. dormito neanche mezzo minuto, però comunque si può dormire e
e passa più velocemente. Dipende poi da come siete voi, se siete ansiosi, se riuscite magari a rilassarvi più di quanto non mi sia rilassato io. Come dico sempre, per informazioni, la mia mail è quella che leggete qua sotto, scrivetemi, chiedetemi quello che volete, io rispondo a tutti, non ho mai mancato nessuno e di mail ne ricevo tante. Se volete vedere tutto il percorso di Ricky, ho il video che vi linko qui sotto del nostro viaggio, perché l'ho accompagnato anche io in Turchia, così vedete bene com'era la sua situazione di partenza e anche lo seguite durante tutte le fasi che ha attraversato durante quella giornata, la rasatura, come si chiama quando ti hanno fatto la riga? L'airline? No. Sì, quando ti hanno messo quella geggia lì per, ti disegnano l'airline, per disegnarti appunto la linea, eccetera. E niente, quindi mi faccio vedere come sempre anche io, la situazione è sempre questa, ormai quasi a 2 anni dall'operazione, quindi vabbè, io sono perfetto. Non mi è ancora cascato niente e soprattutto, insomma, sono sempre più contento di essermi avvicinato a questa tecnica e di essere stato in Turchia per l'intervento di autotrapianto. Niente, quindi salutiamo e ringraziamo Ricky. Ciao ragazzi, mi raccomando, se avete questo problema e state moralmente male, fatelo, perché vi risolve la vita. Sì, assolutamente. Ciao!